Sostri, lei ha già ottenuto la cancellazione almeno parziale del porcellum, che si aspetta da questa sentenza solitaria? La cancellazione è totale, cioè prima al 4 ottobre mi sarei accontentato di un annullamento parziale, dopo il 4 dicembre direi che è il minimo da dare agli italiani che hanno votato. Quindi bisogna rifare completamente la legge elettorale. Sì, cioè perlomeno mi accontenterei che venisse annullato il premio di maggioranza al primo. E al secondo turno la cosa migliore sarebbe questa dell'autoremissione, cioè che l'approvazione della legge col voto di fiducia ha creato un vulnus costituzionale che deve essere rimosso anche per il futuro. Non vorrei che adesso, non trovando i partiti un accordo sulla nuova legge elettorale, a questo punto ne approvassero un'altra ancora a colpi di voti di fiducia. Senta, lei ha criticato proprio appunto l'utilizzo della fiducia come metodo. Esattamente, è vietato dall'articolo 72,4, secondo un illustre precedente della Presidente Iotti, che aveva sicuramente un altro peso politico e personale rispetto all'attuale Presidente, che nel 1980 disse che col voto di fiducia si entrava in una procedura speciale perché è prevista dalla terza parte del regolamento della Camera, mentre il procedimento ordinario, quello chiesto per le leggi costituzionali, è regolato nella parte seconda del regolamento.